sapessi quanta plastica c'è in mare? No? Bene, ve lo dico io. Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finisce tra le onde, come se un camion scaricasse rifiuti di plastica in mare ogni minuto. La sua permanenza in acqua dura secoli e così continua ad accumularsi. Pensate che nel 2050 in mare ci sarà più plastica che pesci. Ma tutti noi possiamo fare qualcosa. Come? Partendo da semplici gesti, come la raccolta differenziata. Noi lo abbiamo fatto. Sapevate che i tappi di plastica rappresentano una grande risorsa? Proprio così. Raccoglierli, infatti, non solo riduce l'inquinamento, ma le plastiche possono essere riciclate e riutilizzate quasi all'infinito per produrre oggetti di ogni tipo, come vasi per i fiori, cassette e molto altro ancora. La raccolta dei tappi di plastica inoltre rappresenta un modo per organizzazioni ed associazioni per raccogliere fondi ed aiutare chi ne ha bisogno, come ha fatto l'associazione Zoo e Spinone Italiano e la Bollate a Sei Zampe, che con il ricavato della raccolta aiuterà tanti piccoli pelosi ospiti del rifugio in attesa di una famiglia. La nostra scuola ha aderito all'iniziativa raccogliendo tappi di plastica di tutti i colori e di tutte le forme. Il giorno 11 maggio abbiamo finalmente consegnato il nostro tesoro alla presidente dell'associazione, che è venuta a ritirare i tappi con Zoe, una cucciola di spinone italiano che ha attirato la nostra curiosità e si è presentata a ricevere tante coccole. È stato un momento di grande festa che ha visto coinvolte tutte le classi di scuola primaria con canti e giochi per festeggiare la raccolta effettuata. Anche noi abbiamo ricevuto un premio, un attestato di miglior cittadino per la più grande raccolta tappi mai realizzata ed una targhetta di ringraziamento da parte dell'associazione. Questo progetto ha portato tutti noi, adulti e bambini, a riflettere su tre valori importanti: responsabilità, solidarietà e sostenibilità. Solo attraverso scelte responsabili possiamo tutelare la salute del nostro pianeta ed anche la nostra. Ricordiamoci quindi che ogni giorno, ognuno nel proprio piccolo, può essere artefice e protagonista di un qualcosa di grande e di un mondo più giusto.